Non avete idea di che temperatura c'è in questa camera in questo esatto momento? L'unico ventilatore che posso avere acceso è questo piccolino perché non fa tanto rumore, perché quello grande si sentirebbe. Ho non uno, non due, ma tre fari sparati in faccia che producono un calore. Io già d'estate sono un vulcano che erutta. Calore proprio... Maronna! Ma questi sono i problemi di tutti d'estate, quindi non perdiamoci in chiacchiere e... Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of La mia prima volta! A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio! Devo essere sincero con voi. Non l'avevo ancora mai visto questo anime. E c'è una motivazione in realtà. Come ho già parlato in altri video, io difficilmente guardo una cosa che tutti guardano nel momento in cui tutti la stanno guardando e tutti ne parlano. Mi irrita la cosa perché vedere i post e sentire che tutti ne parlano e il mio eroe preferito è questo, il mio personaggio preferito è quest'altro, me ne sbatto il cazzo. Come anche ho fatto con Sword Art Online, ho aspettato che la gente smettesse un po' di parlarne. Questo perché mi piace guardare le cose con la dovuta calma e senza nessuno che mi dice: ah, hai visto quell'episodio, hai visto quel personaggio. No, mi faccio i cazzi miei e lo guardo col tempo che voglio io e soprattutto come lo dico io. Ed era un bel po' di tempo che non guardavo un anime nuovo, ma come avete potuto leggere dal titolo, My Hero Academia. Questo anime, nonostante lo guardassero tutti, mi stava facendo venire voglia di guardarlo anch'io, ma ho detto... voglio aspettare perché è uscita la nuova stagione, ne stanno parlando di nuovo, con calma, inizierò dalla prima stagione nel momento in cui la cosa andrà un po' più via via scemando. E questo è il momento più adatto, cosa fare da agosto quando si sparano 10.000 gradi in faccia e un ventilatore non basta? Semplice, soffri in silenzio e fai qualcosa che ti possa divertire, come ad esempio guardare un anime. Quindi per questo motivo guarderemo insieme il primo episodio di My Hero Academia e leggerò anche il primo capitolo per vedere se c'è qualcosa di diverso fra l'anime e il manga. Non perdiamoci oltre e iniziamo subito. Minuto 0, secondo 0. Sto per iniziare per la prima volta My Hero Academia. E facciamolo partire. Caccia, smettila di far piangere questo bambino. Allora faccio piangere te, Deku. Che simpatico pezzo di merda che è Kachan, è la persona proprio adatta per fare l'eroe. Ma comunque, quanto è figo questo qua che ha le ali da demone drago. Ora voglio uno spin-off solo su di lui. Che inizio del cazzo però. Poveraccio Deku, la serie non è ancora iniziata e già le ha prese. Sigla! Beh, in realtà non ho nulla da dire sulla sigla, è proprio bella. In Cina è nato il nuovo Gesù. Amen. Oh, sto tizio c'ha il potere della telecinesi e guarda con che scazzo legge quel manga. Magari ha il potere di leggere i manga senza neanche leggerli. Sai che palle? Io sono il supereroe più figo di tutti. Com'era ovvio pensare dall'inquadratura. Io sembro uno street shark. Io ho i pugni nelle mani. Sono potente! Io sono super pompiere, ma non faccio i super Fennazio! Come fa a vivere esattamente quest'uomo con quelle mani? Sì, salve, c'è un combattimento fra villain e supereroi, arriverò in ritardo in ufficio. E anche oggi si arriva in orario in ufficio domani. Io sono l'uomo albero e faccio la Naruto Run. Ma piantala! Capito? Piantala perché lui è un uomo albero, pianta... Scusate, non dovevo fare questa battuta. E io sembro gigante femmina. Ah, cazzo! Scusatemi se vi do le spalle. E non solo quello. Dato che vengono pagati dal governo e dalle pubblicità per i servizi che offrono. Ma che avevate capito? È la prima cosa che si vede sul retro della copertina. Guarda caso proprio sul retro. Ultimo anno di scuola media, sceglietevi una scuola. Tanto farete tutti gli eroi, lo so già. Ai miei tempi sì che si facevano lavori più umili. Io voglio fare la portinaia. La portinaia? Guarda che la portinaia è un mestiere sottovalutato, eh. Ma analizziamo un attimo questa immagine. In questa classe abbiamo una che controlla le bolle d'acqua, uno che farà felice molte donne, una che usa i capelli come frusta, un tizio che diventa vapore, uno che se ti tira un pugno ti devasta l'esistenza. Sto tizio non lo voglio neanche discutere, piuttosto che avere un potere del genere, guarda. Uno che sembra una rana che si gonfia e che probabilmente esploderà prima o poi.
Gesù Cristo di prima, uno che si è fatto crescere un altro braccio dal gomito. Una tizia che controlla il fuoco, buon per lei. Mr. Fantastic, la cosa dei Fantastici 4. Un altro tizio che si fa crescere i capelli. Un tizio coi denti da demone. Un tizio che sembra una molletta per i panni. Pinocchio, Toguro di Yu degli Spettri. Uno che ha le orecchie enormi. Una che controlla il vento. Una che spero per lei che diventi un drago. Numero 177013, capisci a me? Che a quanto pare ora sa usare la telecinesi. E infine Midoriya e quel simpaticone di Bakugo. Io però andrò alla scuola figa per supereroi. Anche io andrò alla UA. Questo frame vuol dire solo una cosa. Botte. Guarda che il banco della scuola, poi devi ripagarlo. Al ladro, al ladro! Prova a prendermi. Oh cazzo, ho perso i soldi. Ed ecco come vanificare il senso di una rapina. Oh, guarda, una rapina. Tutto bene, signore? Ah no, tutto a posto, il tizio muscoloso di prima. Oh cazzo! Questa invece è l'occhiata da ho fatto la cazzata. Quindi anche tu vuoi fare il supereroe? Ribadisco, ricordiamo che questo vuole fare l'eroe. Mamma mia, roba da buttare giù lui dalla finestra. No, magari no, perché sopravvive e poi butta giù davvero te dalla finestra questo. Lo faccio per te, caro amico. Eccoti un consiglio, provati a buttare di sotto, magari voli. Ma lo vedi che gliel'ha detto anche lui di buttarsi dalla finestra, Dio mio. E comunque, ribadiamolo. Lui, con questo atteggiamento, vuole fare l'eroe. Totally legit. Stereotipo dei bambini su YouTube. Questa immagine già la conosco, ormai è un meme questo. Ma c'è davvero scritto YouTube lì? Ah no, è YouTube. Hanno cancellato una lettera. Non ci hanno neanche provato. Che belli che sono i video di All Might, è il supereroe migliore di tutti. A volte immagino che anche voi guardiate i miei video con questa stessa espressione. Non vedo l'ora di avere anch'io un potere figo come il suo. Beh, è proprio un peccato che non ne avrai allora. Un minuto di silenzio per i sogni infranti di Midoriya. Signora, lei che poteri ha? Io attraggo piccoli oggetti e mio marito mangia sempre messicano. Non ho capito. Sputa fuoco. Mamma, posso ancora fare l'eroe? Mi sa di no, Midoriya. Questa scena però fa male al cuore. Fa veramente male. Dai, su, mi sono ripreso. Posso farcela. Ciao, ragazzino. Ma che sfiga. E il tentacle rape ce l'abbiamo. Tranquillo, ti salvo io. Ehi, ragazzino, svegliati. Bene, ora sei salvo. All Might, anche se non ho poteri, posso fare l'eroe. Vedrai, gli dirà di sicuro di sì. O forse no, visto che sono iniziati i titoli di coda. E comunque, tutte queste ombre sul corpo fanno anche se parte del suo potere? Perfetto, il primo numero di My Hero Academia è stato letto. Devo essere sincero, l'anime riporta fedelmente quello che succede nel manga, anche se devo dire che nel manga, o probabilmente nell'anime, hanno fatto alcuni piccoli distacchi. Ad esempio, quello che succede nel primo e nel secondo episodio dell'anime succede in un unico capitolo nel manga. Nulla di così assurdo, per dire. Però, per me, che a me i supereroi non piacciono. Ragazzi, la mia unpopular opinion della giornata. A me i supereroi non fanno impazzire. Non mi piace Superman, non mi piace Batman, non mi piace Iron Man, un po' mi piace Spider-Man, ma non mi fanno impazzire, non mi fanno urlare oddio, è uscito un nuovo film, lo vado subito a vedere. Se succede che lo vedo, per carità, ma non sono il mio target preferito. Ma una roba del genere, in realtà, mi fa apprezzare molto di più la storia. Sarà per i personaggi, sarà per come viene presentata dall'inizio una storia. Ma forse è proprio questo il bello di questo anime e di questo manga, che ti fanno partire con un personaggio che effettivamente
non ha un potere rispetto a tutto il mondo che ce l'ha. Che di solito è il contrario, tutto il mondo non ha poteri e tu sei l'unico. Guardami, io ho i poteri, adesso salverò il mondo. Forse da questo buon inizio, per me, una storia può solo che avanzare in un modo molto migliore. E vi dirò, ora che ho sistemato anche la mia libreria dei manga, è probabile che per un manga del genere, in un prossimo futuro, ci potrà essere spazio lì. E devo essere sincero, per essere stata la mia prima volta per aver sia letto che visto, devo dare un ottimo voto. Se per esempio con Pokémon Go, che tutti lo elogiavano, e devo essere sincero, io ne sono rimasto abbastanza deluso, da questo, forse, tutto questo elogio lo capisco. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di My Hero Academia. Io è probabile che continuerò sia il manga che l'anime. Io vi ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!